Claudio Cesar ci ha lasciati il 21 novembre ultimo scorso. Era nato a Novara nel 1928, ma si era formato a Pisa, dove si era trasferito nel 1946, diciottenne vincitore del concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore. Rievocava con nostalgia gli anni di quel suo apprendistato. E non ha mai rinnegato la propria appartenenza a un mondo e a una tradizione che amava definire scuola filosofica pisana. Che cosa con tale espressione intendesse, si può tentare di stabilirlo ricordando il ruolo decisivo che Pisa aveva avuto nell'ascesa prima e nella crisi poi dell'indirizzo filosofico dominante nella cultura italiana del primo Novecento. A Pisa si era formato e aveva insegnato Giovanni Gentile, e a Pisa, dopo 2 decenni di dominio quasi incontrastato, l'attualismo gentiliano era arrivato a riconoscersi sconfitto, travolto dai fermenti critici che aveva esso stesso suscitato. A Pisa, nel biennio 1917-1918, Giovanni Gentile aveva raccolto le sue lezioni universitarie di filosofia teoretica in un'opera, Il sistema di logica come teoria del conoscere, che mai avrebbe cessato di ritenere fondamentale e, tra tutte, decisiva. Nella stessa Pisa, un ventennio più tardi, il più brillante dei suoi discepoli, Guido Calogero, avrebbe chiarito come e perché proprio quelle acquisizioni che l'attualismo non poteva rinunciare ad assumere quali suoi principi inderogabili fossero tali da affossare le sue pretese sistematiche, tali più esattamente da obbligarlo a ritenere improponibile l'idea stessa che la filosofia possa aprirci il cammino e acquisire lo status di una compiuta teoria del conoscere. Conclusioni della filosofia del conoscere, Calogero aveva intitolato la raccolta di scritti con cui nel 1938 certificava il fallimento di un'avventura speculativa che invitava non di meno a considerare la più avanzata tra quante la filosofia moderna aveva tentato. Era come dire, se vogliamo salvare una identità culturale di cui non possiamo senza rischi spogliarci, e il futuro di una disciplina a cui istanze e ideali di civile convivenza restano indissolubilmente legati, è tempo di cambiare strada, di trovare un modo di far filosofia che la riscatti da perniciose illusioni e la restituisca a una funzione che sembra aver dimenticato. Questo si pensava a Pisa negli anni in cui il giovane Cesa seguiva i suoi corsi di filosofia in normale e all'università. Questo pensavano maestri apparentati dal comune bisogno di rinnovare senza rinnegare, resistendo alla tentazione di rimuovere un passato che andava invece più profondamente capito. Cesare lo avrebbe ripetuto molti anni dopo, nel 1995, introducendo in normale, nella scuola dove nel frattempo era diventato professore ordinario, un convegno da lui stesso promosso sulla figura e l'opera di Guido Calogero. Ricorrenti in quella sua prolusione del 95 sono parole con cui ammoniva a non ignorare il pensiero italiano dei primi tre quarti del nostro secolo e a dedicargli un'attenzione di altro tipo rispetto a quella che aveva portato ad archiviarlo come una forma di mediocre epigonismo spiritualistico. Alla sua rimozione va imputata infatti una vera e propria crisi di identità della cultura nazionale, come tale Cesare giustamente la viveva, una crisi a cui riteneva necessario reagire non con difese d'ufficio di assunti rivelatisi nel frattempo indifendibili,
ma con una riconsiderazione teorica, si noti, teorica, dei problemi che hanno tentato di affrontare. Sono parole dedicate a Calogero e che alla sua lezione per molti versi rimandano. Dalla calogeriana conclusione della filosofia del conoscere, Cesa, che di Calogero fu studente nell'anno accademico 1947-48, ha certamente mutuato l'idea di un primato dell'esperienza pratica in ogni filosofica ricerca di principi in grado di rendere riconoscibile quanto di incondizionato e lecito scorgere nella condizione umana. Da un altro dei suoi maestri, Luigi Scarabelli, ha contestualmente mutuato la convinzione che il modo meno avventuroso di procedere in quella ricerca fosse ripercorrere la vicenda teorica delle grandi filosofie che in età moderna l'avevano posta al centro del loro interesse e alle quali era doveroso riservare un approccio nuovo, caratterizzato da un rigore filologico nel quale Cesa, come Scarabelli, riconosceva non solo una forma di lealtà intellettuale, ma anche una irrinunciabile scelta di rispetto per i propri interlocutori. Da questo humus teorico sono nati lavori che meritano di essere considerati veri e propri classici di una nuova storiografia filosofica. Tali certamente sono i suoi studi su Fichte e Schelling, ma anche molte sue pagine su Kant e su Hegel. Penso in particolare ai volumi fichtiani del 75, Fichte e il primo idealismo, e del 92, Fichte e l'idealismo trascendentale, a quelli schellingiani del 69, la filosofia politica di Schelling, e del 2009, Individuazione e libertà nel sistema dell'idealismo trascendentale di Schelling, agli studi del 76 e del 79 sulla filosofia politica di Hegel e ai saggi più recenti, raccolti nel volume del 2013 Verso l'eticità. Sono opere che resteranno. A ispirarlo e guidarlo in queste sue ricerche esemplari è stata non solo l'idea di un primato ermeneutico dell'esperienza pratica, ma anche la convinzione che il problema di fondo che le grandi filosofie dell'età moderna hanno saputo affrontare e tentato di risolvere è stato e resta quello dell'unità del pratico, quale potrebbe essere garantita solo da principi in grado di conciliare diritti della ragione e istanze radicate nella nostra condizione di enti sensibili. Nella ricerca di una radice comune di sensibilità e ragione, gli eredi idealisti di Kant hanno saputo procedere con esiti che ancora attendono di essere compiutamente esplicitati e valorizzati. Cesa ne era convinto. E questo spiega la sua dedizione ad autori e testi di cui è stato fino all'ultimo interprete impareggiabile. Ci mancherà, ma il suo lascito di uomo e di studioso continuerà a vivere nella coscienza dei suoi molti scolari e di quanti hanno saputo riconoscere nella sua discrezione, nel suo modo schivo di operare, nella lealtà delle sue scelte, l'esempio di uno stile di vita che molto deve a un modo essenzialmente filosofico di concepirla. Consentitemi di pensare che possa essere questo il senso meno caduco di una tradizione che vorrei anch'io continuare a chiamare con lui Scuola Filosofica Pisana.